Eccoci qua. Allora, ho il piacere, il piacerissimo di avere insieme a me intanto due, poi saranno tre youtuber che colleghi, posso chiamarvi quasi colleghi, non lo so, li vedo qui. Adesso ve li presento, tanto li conoscete già, e poi vediamo se possiamo chiamarci colleghi oppure no. Cominciamo da Alessio, Ale Passione Milan. Ciao e benvenuto. Ciao a tutti, mi fa piacere essere qui, grazie per l'invito. Grazie a te Alessio per essere qua, è un piacere anche per me perché insomma noi ci siamo conosciuti, tu sei stato gentilissimo, mi hai invitato in un tuo format, abbiamo fatto quell'intervista molto divertente, insomma è stato molto molto bello. Quindi grazie per essere qui. Posso chiamarti collega? Alla grande, alla grandissima. Molto bene, molto bene. Allora, abbiamo, vedo sotto qua, vedo qui un altro collega, adesso vediamo se possiamo chiamarlo così. Il Diavolo Veste Milan. Ciao Buonasera a Fabio. tutti, ciao, ciao Rinaldo, ciao Ale. Ciao, come Ciao. state? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Voi vi conoscete, no? Sì. Sì, ormai siamo amici. Molto bene, molto bene. Tra poco arriverà anche Tantalman. Allora, io non vi presento perché tanto, voglio dire, su YouTube siete conosciuti più di me. Se siete, insomma, siete come me, diciamo, dei commentatori del Milan. In modo equilibrato, a me piace molto il vostro modo di comunicare, se no non sareste qua, perché piatti che Grazie. si rompono e cose del genere, noi non ne vogliamo, vogliamo parlare in maniera tranquilla. E soprattutto, prima di cominciare a buttare l'argomento, poi quando arriva Ivan lo coinvolgiamo, prima di tutto voglio fare un applauso a Fabio per un video che ha fatto qualche giorno fa, un video un po' di, un video un po' di sfogo. Contro quelli, insomma, contro quelli che io ho definito i cazzari, ecco, io ho definito i cazzari, cioè dei altri youtuber che, insomma, diciamo, acquisiscono celebrità, o per modo di dire, inventandosi un po' di sana pianta delle cose. Quindi ti ringrazio, diciamo che l'hai fatto al posto mio. Grazie a te per averlo fatto presente, proprio mi era uscito dal cuore quel video, delle volte è inevitabile. Eh sì, no, no, ma hai fatto molto bene, hai fatto molto bene, perché poi, tra l'altro, adesso non facciamo nomi perché non è elegante, ma insomma la gente sa di chi stiamo parlando. Poi, fra l'altro, questi personaggi entrano in competizione con altri, c'è cioè una guerra, una cosa veramente. Vabbè, Pazzesco. passiamo oltre. Domanda a bruciapelo, Yeah. Alessio, voto alla stagione del Milan. Porca miseria, sai che ci ho pensato tanto, perché la prima parte forse da due, essere buoni forse due, e la seconda parte secondo me è un 9, quindi se si fa la media, neanche la media, 6, 6 dai, 6, Voto totale mi 6. sembra troppo alto se no con la media. Fabio, un secondo, devo dire una cosa importante. Devo ringraziare gli amici che sono in chat, tutti quelli che ci stanno guardando, devo ringraziare quelli che scrivono i commenti, tra poco torneranno ad essere protagonisti. Mi raccomando, sotto qui in descrizione trovate i link ai canali di Ale Passione Milan e del Diavolo Veste Milan. Andate e iscrivetevi. Perché se seguite me dovete seguire anche loro, punto e a capo, non ci sono discussioni. Fabio, allora posso chiamarti Fabio? Sì, tra di noi. Certo, assolutamente sì, ci Fabio, voto mancherebbe. alla stagione del Milan. Allora, io anche darei 6, darei 4 alla prima parte di stagione perché è stata veramente disastrosa, soprattutto sotto la gestione Giampaolo, e 8 alla seconda parte di stagione. Do 8 perché nel post-lockdown, meravigliosa, nel senso, le abbiamo vinte quasi tutte, però all'inizio, nel primo periodo nel quale è arrivato Pioli, chiaramente un po' complice l'ambientamento, un po' il fatto che i giocatori facevano fatica a riprendersi dalle bastonate di Giampaolo, non è stata così positiva la prima parte, quindi do 8. La media è un 6, chiaramente. Mi Sì, pare che guarda, stiamo. io Sì, prego. posso? Il mio Sì, 9 certo. era dall'arrivo di Ibra, è vero, dovevo specificare, è vero, perché prima di Ibra, sinceramente, no. Si andava Prima sul di Ibra. 4, dai. Prima Sì. Si è viaggiava più stata. o meno allo stesso livello di Giampaolo, dai. È stata veramente difficile. Cioè, sembrava l'ennesima stagione dove non si riusciva a buttare giù il boccone. Veramente, veramente, veramente difficile. Allora, permettetemi una piccola divagazione. Vincenzo Campitelli, un saluto dalla Corea. È un amico che si collegherà più tardi. E, come vedete, stasera da tutte le parti del mondo, come il risico. Ecco, saluto di Ale. Allora, vedo qui fuori onda o in bassa frequenza, come si diceva ai miei tempi.
l'amico che stavamo aspettando. Eccolo qua, niente un po' di meno che Ivan Tantalman. Ciao Tantalman, o Ivan. Ciao Rinaldo, ciao a tutti ragazzi. Insomma, grazie per l'invito. Sono molto felice di essere qui con voi questa sera. No, grazie a te. Tu ciao, sei... Ivan. Ciao ragazzi. Sicuramente sei la persona da più anni di tutti su YouTube. Sì, credo proprio di sì. Saranno già 2-3 anni più o meno. Insomma, ho perso un po' il conto, però sì. Ale, tu da quanto sei su YouTube? Io da dicembre. E anche Fabio non è tanto, vero? Io da un annetto. Ah, un anno? Ah, ho capito, bene. Beh, insomma, diciamo che noi tre siamo un po' più freschi rispetto a Ivan. Grazie a te per essere qui, ci fa molto piacere. E allora, dicevo prima ad Alessio e a Fabio, se potevo chiamarli colleghi, insomma, chiamerò certo. Collega anche te, se non ti dispiace. E ti propongo subito la domanda che ho fatto a loro. Voto alla stagione del Milan. Allora, guarda, io sono sul 6,5 praticamente. È stata una stagione un po' strana. Giustamente abbiamo visto all'inizio un avvio complicatissimo, poi ci siamo ripresi e alla fine, secondo me, chiudiamo in positivo. Chiudiamo in positivo perché abbiamo costruito qualcosa e che l'anno prossimo possiamo portare. E quindi 6,5 secondo me ci sta. Molto bene. Max53 dice, spero tutto bene, che è il tuo motto. Sì, praticamente sì. Ad ogni mio video, praticamente sì. Tra l'altro nel tuo video hai detto, credo quello di oggi, hai detto che stasera faremo anche un po' di gufata all'Inter, visto che sta giocando in questo momento. Per il momento è ancora 0-0. Forza Getafe, infatti. Allora, voglio introdurre il primo argomento serio, adesso torniamo composti, facciamo gli youtuber, quelli, insomma, quelli bravi, no? Veniamo a questo argomento. Vedete questi faccioni sorridenti? Più o meno, insomma, Gazidis ride un po' a denti stretti. Allora, Boban, Gazidis e Maldini, che sono naturalmente in rigoroso ordine alfabetico. Adesso voglio coinvolgervi su questa questione. Quali sono, diciamo, colpe, meriti, siccome poi a metà stagione Boban se n'è andato, poi Maldini e Gazidis non si sa se vanno d'accordo, se si parlano oppure no, non si sa se questo distanziamento sociale li ha favoriti quando in tribuna si mettono uno ogni 3 sedie. Allora, vorrei cominciare da Alessio. Secondo te, tutto questo guazzabuglio dirigenziale è stata un po' la parte della colpa, diciamo, della prima parte di stagione? La prima parte di stagione i problemi sono stati a livello tecnico, sicuramente. È stato sbagliato l'allenatore, ma non gli do una colpa, sinceramente, perché io ci credevo, non lo dico ad alta voce, ma ci credevo in Jean-Paul. Ma è andata abbastanza male, poi anche a livello di marketing non è che abbiamo fatto chissà che cosa. Adesso che è finito il campionato si è smosso qualcosa e quindi colpe sì a livello sportivo, ma anche secondo me a livello di gestione proprio della società, di tante cose, anche come sono trapelate le cose, non mi è piaciuta la gestione proprio. Sì. Nella prima parte, poi le cose sono andate meglio in tutti i settori, diciamo. Abbiamo un amico del canale che è Andrea Grassi che ci tiene aggiornato, pericolo Getafe, quindi Fabio. Allora, io penso che, ma questo da anni, il problema del Milan sia una mancata unità di intenti a livello societario. Basti pensare alla questione Giampaolo. Giampaolo è stato scelto esclusivamente da Maldini, però già Gazidis storceva il naso alla scelta di Giampaolo, infatti dopo 7 partite è stato mandato via. Lo stesso Gazidis però ha anche delle colpe, perché è un uomo molto confuso. Lui è arrivato come amministratore delegato, poi di fatto si occupa un po' di tutto. Forse adesso ha capito che deve fare l'amministratore delegato e infatti a livello di sponsor ci sta portando qualcosa. In tutto questo Boban sicuramente non ci è stato e diciamo che la sua nota negativa è stato il fatto di peccare di impulsività. Nel momento in cui ha compreso che c'era tutta questa confusione e che Gazidis avrebbe voluto altro, ha tirato fuori la storia di Ragnik, che comunque all'epoca era comunque vera. Sì, e infatti poi quando è venuta fuori tutta la questione di Ragnik, anch'io ho pensato che effettivamente fosse anche un modo, diciamo, per Gazidis per occuparsi solo della parte proprio da amministratore delegato e abbandonare un po' le questioni di campo. Ivan, dimmi tu un po' di questi nostri dirigenti belli.
Secondo me Boban e Maldini hanno fatto comunque ottime cose. Pensando anche al calciomercato, hanno portato diversi giocatori interessanti. L'errore sì, è stato Giampaolo, però Giampaolo era stato anche accolto positivamente all'inizio. Onestamente anche io non pensavo potesse arrivare a tutto questo. E quindi, insomma, diciamo che è stata una scelta sbagliata, però inizialmente era difficile da prevedere. Sul calciomercato, anche pensando a Rebic, io se penso a Rebic penso a Boban e quindi dico Boban comunque ci ha lasciato qualcosa di positivo. Poi, come avete anche sottolineato, ha peccato di impulsività e sicuramente quella è stata poi inevitabile poi il suo addio, sì, sicuramente. Però secondo me hanno fatto delle ottime cose. Lo sfogo di Boban, onestamente, deriva anche da una gestione comunque sbagliata di Gazzidis, cioè io posso dare un voto positivo a Maldini e Boban, ma sicuramente Gazzidis ha sbagliato la gestione perché comunque non si è mai espresso al 100%. La figura di Ragnik è rimasta lì nell'ombra praticamente fino a qualche settimana fa e quindi sicuramente si poteva gestire diversamente. Lui ha scavalcato Maldini e Boban. E a quel punto Boban, che è impulsivo, ha reagito in quel modo. Maldini è stato bravo a mantenere la calma, però onestamente capisco anche Boban e la sua reazione. Che poi, penso a Boban, penso anche a Modric, se proprio devo pensare a tutto. In effetti. Insomma, è proprio schifo, non fa, diciamoci la verità. Sì. Ivan ha detto una cosa che condivido, cioè il fatto che quando abbiamo preso Giampaolo pensavamo che fossimo, come dire, all'alba di una rivoluzione. Ormai a Milan si fa la rivoluzione ogni anno, ma diciamo comunque l'idea di cambiare un po' il gioco rispetto a quello che avevamo visto con Gattuso. E allora voglio farvi vedere un'altra cosa. In tutti questi anni questi sono gli allenatori del Milan. Allora siamo partiti da Allegri Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic Brocchi, Montella Gattuso, Pioli eccetera. Allora anche questa cosa qui è un problema di continuità o per meglio dire è un problema di scelta dell'allenatore, Alessio? Secondo me è anche dare fiducia alle scelte che si fanno, perché voglio dire completa un anno, fanne due e poi tira giù le somme, anche perché non dando continuità al lavoro che fai non ne puoi vedere neanche i frutti, ok? Adesso Giampaolo hanno fatto bene, detta come va detta, però secondo me in altre situazioni si poteva dare più continuità a determinati allenatori e magari si dava continuità anche al progetto, e dando continuità a un progetto secondo me hai più possibilità di vedere i frutti. Anche Guardiola il primo anno col City non è che fece chissà quanto bene. Sì, quindi è un discorso anche di, come dire, iniziare, fra virgolette, un progetto. Scusate, anche questa parola è un po' inflazionata per quel che riguarda il Milan, Fabio. Sì, io credo anche che oltre alla continuità del progetto è stato radicato un concetto all'interno del mondo Milan che si protrae dal 2012, cioè il concetto del milanismo. Secondo me, quando i tifosi avevano recepito che Galliani stava facendo delle scelte sbagliate, soprattutto in ottica di mercato, in ottica di scelta di allenatori, hanno voluto a tutti i costi premiare gli ex giocatori e provare a dare fiducia a loro, pensando che potessero risollevare le sorti. In realtà, dando fiducia ad ex giocatori, si sono poi resi conto con il tempo che forse tutto questo era un errore. E infatti noi poi siamo andati avanti anno dopo anno a commettere errori su errori, dando fiducia magari a degli allenatori che con il tempo si sono rivelati bravi, ma che all'epoca avevano bisogno di più esperienza. Mi riferisco in particolare a Seedorf, mi riferisco a Inzaghi, che quest'anno ha fatto molto bene con il Benevento, che secondo me farà bene anche nei prossimi anni. Sì. Ivan, ti sottopongo questa domanda da ex collega. Fiducia quando sei a Bergamo, al Milan tempo non ce n'è. Allora, diciamo, io la riassumo un po' così, dimmi che cosa ne pensi. È stato... Sì. Il compromesso al ribasso tra rose non eccezionali, non di grandi giocatori, e allo stesso tempo allenatori, chi esordiente, chi, diciamo, cuore rosso-nero e quant'altro. Sì, sono assolutamente d'accordo. Secondo me è un po' anche il frutto di tante dirigenze diverse. Sai, noi partiamo comunque con Galliani e Berlusconi. Io ricordo ancora il progetto del Milan, ad esempio, tutto italiano che avevano in mente Galliani e Berlusconi. Abbiamo cambiato veramente tanto. Poi siamo passati con Fassone e Mirabelli e sappiamo benissimo tutto quello che è successo.
poi ancora Leonardo successivamente, e quindi sai, ogni anno idee diverse anche dal mercato, nuovi giocatori, abbiamo cambiato troppo, abbiamo anche speso tanto, perché paradossalmente il Milan ha speso tantissimo negli ultimi anni, e questo poi ci ha portato anche dei problemi con il fair play finanziario. Certo. Insomma, è stata una situazione che è stata gestita malissimo dall'inizio, e gli allenatori comunque sì, erano anche spesso e volentieri inesperti, non erano all'altezza della situazione, però penso che sarebbe stato difficile per chiunque, cioè non essere travolto da tutto quello che è successo, e poi anche i giocatori non erano all'altezza, cioè ragazzi, noi se andiamo a vedere il centrocampo degli ultimi anni, cioè facciamo fatica a trovare un giocatore da Milan, cioè facciamo veramente fatica. Infatti noi parliamo spesso di allenatori, ma lo faccio anch'io, sì. Però poi in realtà sono i giocatori che vanno in campo. In ogni caso, come diceva Alessio, ha ragione, sono d'accordo, il fatto di dare continuità, cioè tu non puoi prendere un allenatore e poi cacciarlo dopo un anno, tipo Inzaghi aveva una squadra imbarazzante, lui non era pronto, ma la squadra era imbarazzante, e adesso invece sembra che finalmente, vuoi perché si vuole, vuoi perché si deve, si è deciso di confermare Pioli e di tenerlo e di andare avanti per questa strada. Allora vi faccio vedere questa cosa che sicuramente non volge a suo favore. In ogni caso, diciamo che i migliori risultati di Pioli sono stati il terzo posto con la Lazio nella stagione 14-15 e poi l'ottavo posto con la Fiorentina nel 17-18. Nel frattempo ha collezionato 6 esoneri, ma diciamo che questi insomma erano... Vabbè, con l'Inter sappiamo com'è finita, eccetera, no? Quindi la scelta di Pioli, Alessio, quando hanno detto prendiamo Pioli, tu che faccia hai fatto più o meno? Facci vedere l'espressione. Ho fatto così, ho fatto il segno della croce. Eravamo un po' tutti scettici, dai, non ci credeva nessuno. È stata una scelta fatta così per comodità, perché l'altro pelatone non riusciva a venire, e quindi ci siamo dovuti accontentare, tra virgolette, di Pioli, che forse però è arrivato nel momento giusto, essendo un normalizzatore, tra virgolette, come dicono sì. Tutti, poi alla fine cosa vuol dire? Non vuol dire quasi niente, però è un normalizzatore, diciamo, e forse a noi serviva questo in questo momento, niente più esperimenti, niente cose strane, qualcuno che arriva, mette i giocatori dove devono stare finalmente e basta, e andare avanti. Fabio, tu che faccia hai fatto quando hanno detto Stefano Pioli? Io ero disperato, era un mix tra disperazione e rabbia, e quindi... ma più che altro perché nei giorni precedenti si parlava tanto di Spalletti, che a mio modo di vedere è sempre molto più preparato rispetto a Pioli, e quindi mi ero già fatto quell'idea lì. Il fatto che poi da Spalletti si sia passati subito a Pioli mi ha fatto pensare a quel discorso di unità di intenti a quale ci stavamo rifacendo prima, e quindi mi sono arrabbiato doppiamente in questo senso. Poi adesso in realtà devo dire che forse Pioli era quello che serviva e mi sono ricreduto. E allora Ivan, devo fare il giro delle parrocchie e chiedere la stessa cosa anche a te. Che faccia hai fatto quando hai sentito Stefano Pioli? Beh, l'alzata di sopracciglia all'Ancelotti praticamente. No, onestamente non me l'aspettavo. Non credevo che Pioli arrivasse realmente. Ho detto, vabbè no, sarà stato un nome buttato così a caso. Però poi... insomma, diciamo che lui è arrivato in una situazione difficilissima, perché basta ricordare Pioli out, che è arrivato in tendenza mondiale, veramente è arrivato in una situazione complicatissima. In più, anche durante il suo percorso ha sempre avuto la figura di Ragnik alle spalle, veramente si è ritrovato in una situazione complicatissima, però è stato bravissimo, cioè io mi sono ricreduto, ha fatto veramente molto molto bene. Poi, sai, Spalletti lo avrei preferito anche io ai tempi, avrei voluto Spalletti quando è arrivato, però Pioli ha tanti meriti in questa squadra, secondo me ha fatto comunque un ottimo lavoro. Spalletti avrebbe potuto fare, secondo te, più di quanto ha fatto Pioli, naturalmente, diciamo, progressivamente, ecco? Sai, è difficile prevederlo, però cioè, guardando la squadra, guardando il post-lockdown, io dico difficilmente qualcuno avrebbe fatto meglio di Pioli. Guardando ovviamente il post-lockdown, lì Milan hanno avuto dei risultati eccezionali, cioè sarebbe stato un azzardo mettere chiunque altro al posto di Pioli in quel momento. Alessio, ti giro questa domanda, che è una considerazione un po' che ho fatto anche io prima con altri ospiti. Pioli ha lavorato forse con minore pressione rispetto agli altri, forse sapendo anche che, non dico che sapeva che era a tempo, ma quasi. Allora, secondo me... lui proprio come persona non penso abbia tante pressioni, perché ha sempre questo atteggiamento un po' così, no? E
sicuramente ha lavorato con tranquillità fino a un certo punto, perché poi sappiamo tutti cosa è successo, no? Con le varie voci, rimane, non rimane, e però è riuscito a rimanere a lavorare con tranquillità e andare avanti, quindi sì e no, diciamo. Sì e no. Giuseppe Milano scrive: come uomo sicuramente meglio Pioli. Fabio, non si può dire niente sotto questo punto di vista. Assolutamente no. Pioli comunque è un gran signore. È un gran signore, soprattutto quando erano uscite le voci su Ragnik, lui ha saputo reagire con assoluta calma, cosa che non è da tutti, perché secondo me uno Spalletti avrebbe reagito malissimo dinanzi a tutte queste voci. Per cui bisogna sicuramente fare i complimenti a questo uomo, questo grande uomo, questo grande allenatore che in questo momento ha dimostrato di avere delle capacità. Non è un top, però sicuramente ci ha saputo fare. Ha saputo dare quell'ambiente familiare del quale la squadra probabilmente in questo momento necessitava. Forse è proprio l'uomo giusto al momento giusto, si potrebbe dire quasi così. Così. Nel frattempo io vi invito naturalmente a mettere un like alla diretta e poi in descrizione ci sono i link ai social dei nostri amici, ai canali YouTube di Ale Passione Milan, Diavolo Veste Milan e Tantaman, quindi andate e iscrivetevi ai loro canali, è un ordine, cioè non è una cosa che potete fare, dovete farlo, iscrivetevi. Allora, nello sviluppo di questa diretta io ho previsto alcune partite che diciamo un po', come dire, indicano la strada per analizzare la stagione. E nel vostro caso ce ne sono ben tre, quindi siete molto fortunati, ma non tanto, perché la prima è questa. Eccola qua. Eh sì, perché abbiamo parlato di Pioli, Pioli bravo, Pioli persona a posto, eccetera, eccetera, però la ferita di Bergamo, insomma, è una ferita che, non dico bruci ancora, ma quasi, Ivan, cosa ne pensi? Che ricordi hai di quella partita? È stata una mazzata tremenda, la partita quella davanti è stata una mazzata tremenda. Sai, io penso che in quel momento ci siamo resi conto di tutta la differenza che si è creata tra Atalanta e il Milan negli ultimi anni, cioè la differenza tra una squadra che ha programmato praticamente ogni minimo passo e una squadra che praticamente non ha programmato quasi nulla, almeno fino a quel momento. E lì è venuta fuori, secondo me, proprio quella differenza, è stata veramente una batosta assurda. Volevo aprire anche una piccola parentesi, tornando sul discorso pressione, volevo spezzare una lancia a favore di Pioli, perché è vero che da un lato, ecco, poteva avvertire meno pressione perché consapevole che sarebbe andato via, però dall'altro lato non era facile comunque mantenere una certa credibilità agli occhi dei giocatori e farsi seguire dalla squadra, sapendo appunto che poi sarebbe andato via. Quindi secondo me, insomma, ha avuto comunque tanti meriti anche in questo, perché è riuscito a fare gruppo, a formare un gruppo, ed è riuscito a trarre da loro il 100%. Non era facile in quella condizione. Sorprendendo tutti, tra l'altro, perché diciamoci la verità, anche dopo la partita di Bergamo, non è che, anzi, eravamo piuttosto depressi, Fabio. Assolutamente sì. Poi ricordo che in quella partita giocavamo ancora con il tridente, comunque c'era Suso, mi pare, davanti non c'era Piontek, ma Leao. Adesso non ricordo. Bravi, Leao e dall'altra parte c'era Cialanoglu. Quindi diciamo che Pioli stava ancora organizzando quello che sarebbe stato il suo modulo. Era arrivato da poche partite, la squadra ancora non lo seguiva pienamente. Insomma, era un disastro, diciamo così. Sì, davvero. Stavo cercando di recuperare la formazione del Milan, che adesso, insomma, non ve la leggo tutta, vi dico solo il tridente delle meraviglie. Quel giorno giocammo con Cialanoglu, Leao e Suso dall'altra parte. E c'era Musacchio in difesa anche. Musacchio, Romagnoli, Conti, che fece un disastro, povero. Riccardo Rodriguez, che fece l'unico abbozzo di tiro, diciamo, verso la porta. E insomma, Ale, l'abbiamo superata, come si dice, sembra quando si parla di un vecchio amore, no? che torna in tanti momenti. L'abbiamo superata adesso? Ma adesso assolutamente sì, però no. Diciamo che da quella partita in avanti è iniziata la seconda parte della stagione, diciamo, per il Milan, anche perché poi è arrivato Ibrahimovic. Non dimentichiamoci che secondo me Pioli senza Ibrahimovic non sarebbe riuscito a fare così bene, perché non si poteva cambiare modulo, saremmo rimasti col 4-3-3 e quindi l'arrivo di Ibra ha sbloccato tutto. Poi è stato bravo a gestire il tutto, perché uno Spalletti gestire Ibra, non so alla fine, pensandoci adesso, quanto potessero andare d'accordo o meno i due. Sì, è vero, intanto gol dell'Inter, Inter-Getafe 1-0. Ah, mannaggia.
Allora, Alessio ha toccato un tema che oserei dire fondamentale per la seconda parte di stagione, e cioè il ritorno di questo signore qua. Non so se lo conoscete, si chiama Zlatan Ibrahimovic e di professione fa il centravanti, ma non solo, fa anche il presidente, fa anche l'allenatore, insomma fa un po' di tutto, nonostante sia pagato solo per fare il giocatore. Quella allora, frase. Sai che io me le leggo al dito, no? Che secondo me... Allora, Fabio, ti chiedo una cosa, determinante 90%, 80%, 50 lui, 50 Pioli? Allora, io direi 50 lui, 50 Pioli, in campo però 100% Ibra, nel senso che non gioca solo lui, però grazie alla sua mentalità è riuscito a rivitalizzare anche quei giocatori che sembravano... sulla via dell'uscita, in un certo senso. Basti pensare a Rebic, che fino a gennaio non aveva mai visto il campo, basti pensare a Kessié, che sembrava veramente un giocatore ormai finito, basti pensare allo stesso Bennacer, che comunque ha fatto una crescita esponenziale, pur sotto la gestione di Giampaolo, comunque già si capivano le sue qualità. Insomma, quasi tutta la squadra è riuscita a seguirlo, è riuscita a capire tutte le idee di gioco, dico quasi, perché un giocatore in particolare mi è rimasto sul groppone, ovvero Paquetà. Paquetà io credo che al momento sia ancora un giocatore che purtroppo non ha trovato la sua dimensione. E credo sia più una questione mentale rispetto che tecnico-tattica. Ivan, Paquetà è l'unico giocatore che di fatto non ha beneficiato del ritorno di Ibrahimovic, perché sono tutti cresciuti in maniera esponenziale, naturalmente anche per merito di Pioli. Tu che percentuali dai di merito, diciamo? Beh, sai, secondo me Pioli ha fatto bene tantissime cose. Noi abbiamo iniziato la stagione con Borini mezzala, cioè io ricordo la partita di Udine, quando perdemmo 1-0 senza fare nemmeno un tiro in porta, con Borini mezzala. Già bevo per riprendermi. mettere i giocatori nelle posizioni giuste era un grandissimo passo in avanti. Poi secondo me è stato bravissimo con Kessié, perché gli ha cambiato il modo di giocare praticamente, gli ha cambiato posizione e che si è diventato un altro giocatore. Bravo nel sostituire Suso con Castiglieco, comunque Castiglieco secondo me è un giocatore bravo, non eccezionale, ma comunque molto molto meglio di Suso ad esempio. Bravo perché con Çalhanoğlu lo ha messo comunque nelle condizioni di potersi esprimere al meglio, lo ha messo finalmente nella sua posizione, cioè Çalhanoğlu è Milan da quanto tempo? 3-4 anni, cioè comunque non aveva mai giocato da trequartista, quindi Pioli è stato molto bravo in questo, perché ha messo secondo me innanzitutto i giocatori nel posto giusto, e poi ha avuto l'apporto, quel qualcosa in più che è arrivato da Ibrahimovic, che è stato un apporto sicuramente mentale, perché ha aiutato la squadra secondo me a crescere, però anche da un punto di vista tecnico, ragazzi, Ibrahimovic ci ha segnato 11 gol ed è il giocatore che a 39 anni vince più duelli aerei di testa, crea spazi per tutti, cioè Ibrahimovic è veramente incredibile. Io non so con 10 anni in meno che cosa avrebbe potuto fare in questa Serie A, cioè, me lo chiedo, perché caspita, cioè a 39 anni giocare in quel modo è veramente una roba. Io mi sono preso improperi da tre quarti del web, perché insomma, non è che avessi contestato il ritorno di Ibra, però diciamo mi sembrava una scusa, un espediente. Sì. Forse in parte anche lo era, adesso potete anche dirmi, certo. Forse lo era. Ma in ogni caso comunque poi si è rivelata una scelta giusta, perché ci ha riportato sulla retta via, segnando tra l'altro il primo gol nella partita di Cagliari, in una partita dove giocammo col 4-4-2, con quella che doveva diventare quella partita che doveva trasformare Leao in Nocerino, perché doveva creare una nuova coppia, Alessio. Esatto, le prime partite infatti giocavamo col 4-4-2, non siamo partiti subito col 4-2-3-1. E infatti Leao, abbiamo visto le prime buone partite di Leao, proprio le primissime, affiancato da Ibra, che poi è riuscito anche un po' a svegliare anche Rafael Leao, perché stava prendendo una brutta strada. Non è Niang, ci tengo a dirlo, non è Niang. Però sì, in quella partita abbiamo risentito il ruggito del leone, dai. Sì, Andrea Grassi scrive: Borini mezzala e Suso trequartista. Ivan, vero, mamma mia, cioè, pazzesco. Allora, non so i vostri gusti alimentari, ma per me è come la pizza con la banana, cioè una roba terrificante. sì, sono d'accordo. Fabio, ti ricordi quel pomeriggio a Cagliari, il 2-0? Assolutamente. Che impressione ti ha fatto la coppia Ibra-Leao?
Allora, inizialmente mi era piaciuta, fino al momento in cui mi sono svegliato ho capito che Leao non può fare la punta. Secondo me, almeno dal mio punto di vista, Leao è più un esterno che una punta, più che altro perché in velocità ti sa dare quegli strappi di cui la squadra ha bisogno nel momento in cui si deve allungare. In quel momento lì però mi piaceva perché riusciva a fare da spalla a un Ibrahimovic che era travolgente. In quella partita, tra l'altro, gli è stato annullato anche un gol, se non sbaglio. Avrebbe fatto doppietta. Sì. Non è. Quindi mi stava piacendo e forse l'avrei preferito nel 4-4-2 piuttosto che nel ruolo attuale che ricopre nel 4-2-3-1. C'è un altro giocatore che nel corso di questa stagione si è dimostrato essere un acquisto, direi, più che azzeccato, anche perché quando è arrivato era stato accompagnato da un po' di scetticismo, e sto parlando di questo signore qui. Il signore, vi ricordate della storia dei nani, delle feste, tutte queste scemenze qua? No, dico scemenze perché adesso si parla anche di Orieno, che è uno che fa matta, eccetera. Ecco, sono ragazzi, infatti. Allora, un amico che parteciperà più tardi, mi riferisco sempre a lui perché è un distillatore di perle di saggezza, si chiama Giovanni Visbara, al quale disse una mitologica frase, cioè i bravi ragazzi li faccio sposare a mia figlia, e invece i delinquenti li mando a giocare in campo. Ivan, raccontami di Theo Hernandez. Ti ha sorpreso? Te lo aspettavi così forte? Guarda, io mi aspettavo fosse forte, ma così forte no. Penso che sia andato oltre ogni aspettativa. Cioè, 7 gol nella sua prima stagione in Italia, tra Coppa Italia e campionato, ragazzi, è andato veramente oltre. E ad oggi, secondo me, ci ritroviamo con uno dei migliori terzini sulla sinistra. Non dico il migliore perché comunque ci sarà da giocare la Champions, ci sarà ancora molto con cui confrontarsi, però è sicuramente uno dei migliori terzini in questo momento. Giocatore devastante. Ha veramente tutto Theo Hernandez, e poi secondo me è cresciuto tanto anche difensivamente. Lo vedo molto più attento e secondo me è migliorato tanto anche sotto quel punto di vista. Anche secondo me, credo che sotto questo profilo, credo che Pioli stia facendo un buon lavoro anche lì. Ale, cosa ne pensi di Theo Hernandez? Ti piace? Devastante, cioè è una freccia. È devastante quel giocatore lì. Io non lo conoscevo, sono sincero. È il terzino più forte d'Italia, il terzino sinistro più forte d'Italia. Assolutamente sì. Anche se secondo me non è un terzino, perché a volte fatica ancora troppo. È vero che spende molte energie, è vero che è un terzino di spinta, ma secondo me non è un terzino, ragazzi. Secondo me non è un terzino. E quindi lo vedresti bene in un'evoluzione tipo Gareth Bale, faccio un nome a caso, del quale non se ne parla questi giorni. Sì, ecco. Allora, è proprio un Gareth Bale. Carmelo Pedà scrive: beh, parlano dei nostri giocatori e poi Brozovic si ubriaca ogni sera. Fabio, ti chiedo una cosa. Fabio, ti chiedo una cosa. Ivan parlava giustamente di un miglioramento anche da un punto di vista difensivo. Una maggiore attenzione, ho notato io, in queste ultime partite. L'ho notata anch'io, l'unica cosa che vorrei aggiungere è che deve migliorare negli interventi, perché delle volte è troppo falloso e prende gialli in modo molto facile. Quindi su questo, secondo me, deve ancora molto migliorare. Per il resto è esplosivo, ragazzi, c'è poco da fare. È un giocatore veramente fantastico. Neanche io me lo aspettavo così, però dalle prime partite in cui l'ho visto giocare ho subito capito il suo potenziale. Ivan, speriamo che il prossimo anno riesca a giocare con l'Atalanta almeno una partita, perché speriamo. Sempre lì. Ivan, quando io lo vedo partire, ma poi lo vedi partire sempre tra l'80esimo e il 90esimo, cioè, gli altri non si spiegano come fa. È veramente sì, è vero, ma una potenza fisica incredibile, anche una resistenza incredibile. Lui è a livello fisico è su un altro pianeta, cioè veramente di un altro pianeta, fisicamente è eccezionale, ma veramente non gli manca nulla, perché poi a tiro, cross, sì, forse come dice giustamente anche Ale, potrebbe fare anche l'esterno alto, però lui secondo me ha anche bisogno di avere tanto campo davanti a sé, perché quando parte è devastante, lui quando prende velocità poi non lo fermi più. Sì, è vero. E faccio una piccola incursione di mercato, perché insomma ho fatto prima il nome di Aurier e allora vi giro questa domanda. Ale, cosa ne pensi di Aurier? Lo prenderesti per avere, diciamo, il Teo di colore dall'altra parte? Assolutamente sì, ma senza pensarci. Io mi fionderei. Cioè non ti disturberebbe avere due terzini d'attacco? No, anche perché poi sta nell'allenatore, nel senso sale uno, non sale l'altro, non sale quell'altro...
Devono lavorare di più i centrocampisti, assolutamente, però si fa, non è una cosa impossibile. Fabio? Sì, a me piacerebbe tanto, anche se preferisco Dumfries in questo senso, Dumfries, perché in prospettiva secondo me potrebbe diventare anche più forte di Urie. Urie comunque ha 27 anni, credo che il suo massimo potenziale lo abbia espresso. In ogni caso, un giocatore con tantissima esperienza, un giocatore fisicamente eccezionale e anche tatticamente devastante. Quindi ben vengano giocatori di questo tipo. Però la mia preferenza va verso Dumfries. Dumfries. Andrea Grassi dice Urie no, voglio Dumfries. Invece Ciro Masi scrive 28 anni, giocatore di esperienza. Ivan, scusa, ti chiamavo col tuo nome. Perché l'ho letto e la testa era già rotta. Tu saresti preoccupato da una coppia del genere o ti piace l'idea Urie? Ti stuzzica un altro delinquente in squadra? No, l'idea mi piace. Urie secondo me è un ottimo terzino, sarebbe sicuramente un ottimo acquisto, cioè credo che sarebbe un ottimo rinforzo. D'altra parte sono d'accordo con Fabio, secondo me Dumfries è più forte, cioè, ma nemmeno parlando di prospettive, perché poi fondamentalmente parliamo di un 92 e di un 94, vuol dire 92, Dumfries 94, quindi non c'è poi tutta questa differenza. Però guardandoli giocare, io credo che Dumfries abbia qualcosa in più. Certo, ha giocato nel campionato olandese, quindi questo va comunque sottolineato, ma dovessi scegliere, prenderei lui. Dumfries, tra l'altro, è uno di quei giocatori con le quotazioni che oscillano. Voi che, insomma, come me, leggete tutti i giorni, sapete che un giorno costa 15, un giorno 18, un giorno 13. Nel giorno in cui costava 13, a parte telefonare a casa Milan e dire andate a prenderlo, ma ho pensato, Calabria 10 milioni di euro e Denzel Dumfries 13. Vediamo le facce. faccio un po' così. No, ma allucinante. Ma sai, io ho letto almeno 15 valutazioni diverse su questo giocatore, perché ho letto di 25, 20, 18, 15, cioè veramente si cambia ogni giorno praticamente. Ma è così poi comunque per ogni giocatore che il Milan vuole. Pure Urie si era partiti da 15, Sky Sport, 15 milioni, oggi ho letto Sky Sport 20 milioni, cioè quindi cambiano idea comunque tra di loro in autonomia. Poi considerando che è di Raiola, cioè proprio non vale niente questa cosa. Perché è tutto... Allora, di mercato parliamo un attimo dopo. Vi riconduco a un'altra partita e questa volta finalmente parliamo di una partita di quelle serie, e cioè questa qua. Juventus battuta 4-2, tra l'altro, amici miei, battuta 4-2 in rimonta, quindi la goduria è doppia. E allora ne approfitto, mentre adesso ci delizia con una ola da festa, approfitto di questa partita per chiedervi questa cosa, che è un po' un mio tormentone, cioè secondo voi questo campionato estivo, strano, atipico, anomalo e tutti gli aggettivi che volete, ha inciso sulle prestazioni del Milan, inclusa questa partita? Comincio da Fabio. Allora, secondo me sicuramente il fatto che non ci siano stati tifosi ha sicuramente inciso. Questo Milan senza pubblico ha avuto la possibilità di crescere e rendersi poi la squadra che vediamo oggi in campo. Il tutto sarà da verificare poi con la prossima stagione, ma voglio essere positivo in questo senso. Rispondendo alla domanda di prima, secondo me ha inciso, sì, ti dico la verità, non lo nascondo. Quindi c'è stata una componente, diciamo, di... Intanto Fabrizio per Ivan dice sei un uomo, un mito. Grande Fabrizio. Poi approfitto anche per una comunicazione di servizio. Giusy mi scrive se ho cenato. Sì Giusy, ho cenato. Non preoccuparti, sto bene. Sono... Liutaio Rozzonero scrive si nutre di milanismo. Vedete, c'è anche questa componente. È giusto. Ivan, secondo te quanto ha inciso questa cosa strana che abbiamo vissuto? Allora, è stato un campionato particolare, su questo penso che non ci siano dubbi. D'altra parte, le stesse difficoltà che hanno trovato gli altri le abbiamo trovate pure noi, è stato particolare per tutti e quindi secondo me quello che di buono abbiamo fatto non va assolutamente sminuito e sono molto molto contento di quello che ho visto. D'altronde non è che abbiamo una rosa poi chissà quanto ampia, perché diciamoci la verità, tanti giocatori hanno giocato praticamente ogni 3 giorni e quindi questo non so quanto sia stato un vantaggio. Ad esempio, io credo che Chessy non ne abbia saltata nemmeno una, vado a memoria, ma penso che le abbia giocate tutte. No. È quasi lo stesso Ibrahimovic, perché da quando ha recuperato le ha giocate praticamente tutte, parliamo comunque di un ragazzino di 39 anni, quindi sì, è sicuramente ha condizionato, è inevitabile che sia così.
però questo non va a sminuire il lavoro che è stato fatto. Sicuramente quello che abbiamo fatto lo portiamo anche l'anno prossimo. Su questo io sono molto fiducioso. Qualcuno l'abbiamo preso anche per sfinimento, tipo Lucas Biglia. Esatto. Alessio, secondo te la stagione è stata contaminata da questa strana cosa? Allora, sicuramente è stata condizionata, però c'è da dire, allora, un conto è se avessimo fatto 3-4 partite, però per tutte le partite noi siamo stati costanti, quindi sì, ha influito all'inizio, ma noi siamo stati bravi, siamo stati costanti, siamo arrivati meglio fisicamente di quasi tutte le squadre, perché a molte partite le abbiamo vinte poi sul finale anche. E quindi il pubblico, sul fatto del pubblico, secondo me no, non ha influito così tanto. Quindi c'è stata anche secondo voi una componente di questo calcio estivo, però effettivamente adesso fa una considerazione giusta, cioè il fatto che abbiamo un campione piuttosto ampio di partite alle quali fare riferimento, tra queste c'è appunto Milan-Juventus. E allora voglio chiedere a Fabio, voto alla Goduria da 1 a 10, sotto di due gol, rimontare, vincere 4-2 contro la Juve, non vincevamo da quanto? Dall'87-88? Sì, una Goduria immensa, un 10 più. È stato un momento quasi epico, no? Direi. Peccato che non c'era il pubblico, Ivan, in quella circostanza. Assolutamente, peccato. Sarebbe stato ancora meglio. Io, cioè, veramente la ricordo, non la dimenticherò mai, penso, una partita del genere. Davvero, è stata una rimonta incredibile. Poi, sai, dopo forse l'unico errore di Chiesa e Romagnoli da quando giocano insieme, pensavo veramente fosse andata. Ho detto, cazzo, cioè, ormai abbiamo perso e non ci avrei mai creduto. Ed invece siamo stati bravissimi. Ecco, anche in quello, secondo me, viene fuori che non è stato solo un momento, perché, sai, una squadra vera reagisce, noi in quello siamo stati squadra vera, abbiamo reagito tante volte, non solo in quel caso. E poi volevo un attimino parlare anche della condizione fisica, perché è vero che Pioli ha fatto un ottimo lavoro sotto questo aspetto. Io mi ricordo il Milan delle prime giornate, dopo il 60esimo spariva dal campo. Invece, post lockdown abbiamo visto un Milan che nel secondo tempo è sempre cresciuto, anzi spesso e volentieri è venuto fuori nei secondi tempi. E questo vuol dire che fisicamente si è lavorato molto molto meglio rispetto all'inizio. Sì, sono d'accordo. Alessio, è vero che dal punto di vista fisico sembra veramente che abbiamo fatto due volte la preparazione rispetto agli altri. Cioè, correvamo, come ha detto Ivan, per tutta la partita e fino alla fine, non solo Teo, che sappiamo, insomma, ma anche gli altri. Secondo me i giocatori hanno dato una prova di professionalità, se vogliamo, perché secondo me durante il lockdown si sono allenati a casa. Hanno fatto il loro e poi quando hanno riniziato a lavorare sul campo hanno lavorato veramente bene, quindi merito anche ai giocatori, visto che tante volte si parla, no? Della professionalità, della voglia. E poi se posso, è stato proprio bella vincerla così la partita, cioè Sì. rimontare e andare sopra 4-2 è stato devastante, è Stato stato bellissimo. Poi con Szczęsny lì che faceva il fenomeno, dai. il miglior Mamma portiere mia. della Serie A, il miglior Mamma portiere mia, della Serie A. mamma mia. Perché invece Gigio ha avuto un'annata un po' così, insomma, batti e batti. Malato. Goduria, a quanti zeri e quanti ci sono qua? Vediamo un po'. Goduria c'è un miliardo, non lo so, Erdei dice Goduria un miliardo. E il fatto che fossero chiuse le discoteche? Quello è inciso, secondo me. Su Rafa e Leao è inciso sicuro. Su Leao, sì, sicuramente, ma anche qualcun altro insieme a lui, eh. Non ci avevo pensato, sai, Rinaldo, anche ma tu io sono scherzi, ma vecchio malizioso. Sembra una cosa da poco, però forse non lo è. L'ex disc jockey che in te è venuto fuori, vedi? Bravissimo, bravissimo, esattamente. Oh, in chat mi segnalano un altro nome e ne approfitto per farvi questa domanda a tradimento. Parliamo di Ante Rebic, che comunque si include, diciamo, nella partita Milan-Juventus. Fabio, ti aspettavi un Rebic così, un altro, diciamo, dei figli di Ibra, un altro miracolato dall'arrivo di Ibra, o c'è qualcosa Allora, sotto? diciamo che quando Rebic è arrivato durante il calciomercato estivo, io un po' mi aspettavo che fosse un giocatore veramente forte. Il problema è che poi sotto la gestione di Giampaolo non ha avuto la possibilità di uscire fuori, per cui io l'avevo già dato per partente. Cavolo, invece quando poi è arrivato Ibra, che ho iniziato a intravedere qualcosa nella partita contro l'Udinese, da lì ho capito che si era sbloccato qualcosa e poi difatti abbiamo visto il Rebic vero è uscito fuori. Spero però che abbia continuità anche nel corso degli anni, perché il problema di Rebic nella sua carriera è sempre stato un po' questo, cioè aveva un exploit pazzesco e dopodiché negli anni a venire calava.
quindi mi auguro che possa continuare, però bisogna dare comunque, bisogna fare i complimenti alle sue prestazioni, senza ombra di dubbio. Introduco Ivan con questo Devast Ante, vabbè, questa c'è. Grandissimo diavolo rossonero. Grande, ma non è solo Rebic, diciamo che è un po' una costante, io lo dico spesso, di giocatori che arrivano da quella parte d'Europa, il fatto di non avere nella continuità proprio la loro grande caratteristica. Invece questa seconda parte di stagione Rebic, cioè, mamma mia. Sì, assolutamente. Rebic è stato sempre decisivo, gol, assist, cioè parlano i numeri, è il capocannoniere della squadra in Serie A con 11 gol. Ha giocato veramente bene, ma cioè, ragazzi, era strano comunque che un giocatore di quel livello, arrivato in una finale dei mondiali, poi fosse diventato scarso all'improvviso. Cioè, c'erano dei problemi extracampo sicuramente, magari, ecco, con Giampaolo non è sbocciato l'amore. Con Pioli penso che sia arrivato successivamente, perché già ai tempi della Fiorentina Pioli non lo faceva giocare tantissimo Rebic all'inizio. Poi penso che si sia, penso che lo abbia visto più che altro durante gli allenamenti, lo abbia anche provato durante qualche partita e abbia visto effettivamente un Rebic diverso, cresciuto rispetto all'esperienza a Firenze, e questo poi gli ha permesso di dargli maggiore fiducia e maggiore spazio. Sai, quando ho visto Rebic a Natale con l'Eintracht Francoforte a cena, ho detto vabbè, ormai l'abbiamo perso definitivamente, ho detto sì, ormai è andata. Poi fortunatamente, non so come, si è sbloccato psicologicamente, è diventato un giocatore devastante. E si è anche sistemato fisicamente, perché insomma non era proprio in grandissima condizione, no, i primi tempi, quindi insomma lì, diciamo, non so se le rosticcerie avessero già chiuso per il Covid, ma vabbè. Veniamo a una questione spinosa, perché voi siete dei professionisti della comunicazione, o diciamo dei semiprofessionisti come me, comunque ogni giorno parlate, sapete che ci sono degli argomenti che sono molto delicati da trattare. E allora, l'argomento molto delicato da trattare che ho per voi, e sono sicuro che avrete delle risposte ficcanti, è questo. Questo signore qua, che è un signore che sarebbe dovuto arrivare e che invece non è arrivato. Allora voglio chiedere a Fabio, intanto vi prego di apprezzare la foto che ho trovato, perché è veramente... Sì, infatti, mi fa molto sorridere questa foto. Diciamo che questo è un po' Ragni... la faccia di tutti i tifosi. Sì. Tifosi. È la faccia di Ragni quando Gazzidis lo chiama e dice, no, guarda, vecchio, calmo, non c'è più bisogno di te, restiamo con Pioli. Allora, Fabio, adesso voglio da voi un'idea generale su quello che sarebbe potuto essere e non è, e poi anche se volete dirmi la vostra opinione su perché non si è concretizzata questa cosa. Comincio da Fabio. Allora, io parto dal presupposto che sicuramente Ralf Rangnick è un uomo che mastica calcio a tutto tondo, perché ha studiato Zeman, ha studiato Sacchi, la sua carriera sicuramente basta leggerla per rendersi conto di quanto sarebbe stato importante in un futuro per il Milan, perché avrebbe rappresentato sicuramente una rivoluzione in Italia che non si era mai vista. Sicuramente però bisogna anche considerare il fatto che in questo momento, almeno mia personalissima opinione, sarebbe stato un pochettino un azzardo. Perché? Perché la squadra attuale aveva trovato un suo equilibrio con Pioli, aveva trovato un suo modo di stare in campo e aveva bisogno ancora del papà che in un certo senso li guidasse e li portasse a raggiungere degli obiettivi sportivi che magari sarebbero arrivati anche con Rangnick, ma no, in questo momento io mi sento di dire che forse la continuità con Pioli sarebbe stata è la scelta più giusta. Quindi, Rangnick secondo me è un progetto corretto da fare tra un paio d'anni. Io sono affascinato dal discorso Rangnick, ti dico la verità, però mi piacerebbe vederlo al Milan tra un paio d'anni, non in questo momento. Quando diciamo la situazione è instradata in un certo modo. Bravo, Alessio, sì. La tua idea su tutta questa faccenda di questo signore tedesco che non è arrivato? Allora, io sono sempre stato molto favorevole a Rangnick come dirigente, solo come dirigente, perché a livello, cioè, allora, già fare il dirigente al Milan non è facile. Prendere una persona che fa da allenatore e dirigente in un determinato momento, cioè non siamo una squadra vincente, siamo un ambiente caldissimo, quindi anche proprio la tenuta di Ralf come allenatore, non so, secondo me dopo due giorni sarebbe scappato via. Però da dirigente, secondo me, avrebbe potuto dare tanto e affiancare anche un Maldini, magari. Sotto questo punto di vista, secondo me, sarebbe potuto servire.
però diciamo che due figure così, insomma, perché mi sembra difficile da far convivere. Ivan, la tua idea su tutta questa enorme vicenda? Guarda, io ero molto affascinato dal progetto Ragnik, perché credo che avrebbe portato comunque tantissime innovazioni in diversi aspetti. Comunque lui è uno che si occupa praticamente di tutto, dalla gestione degli allenamenti, addirittura parla con i medici per decidere come curare i calciatori. Lui si occupa praticamente di qualsiasi cosa, ecco, ed ero molto affascinato perché poi i risultati che ha ottenuto all'Ipsia sono evidenti, ha fatto grandissime cose. D'altra parte, ad un certo punto, ho detto cazzo però, cioè Pioli sta comunque giocando alla grandissima con il Milan e diventava difficilissimo cambiare. E quindi ho detto vabbè, da un lato Ragnik mi avrebbe affascinato parecchio, dall'altro Pioli ha meritato la conferma sul campo. Quindi qualunque scelta poi effettivamente sarebbe arrivata, l'avrei comunque accettata. Alla fine credo che difficilmente in futuro vedremo Ragnik al Milan, credo che difficilmente succederà. La scelta di Pioli penso che vada in un'altra direzione, a meno che, visto che comunque Ragnik è libero, tra 4-5 mesi il Milan non si ritrovi nella stessa situazione dell'anno scorso e costretto a rivoluzionare di nuovo, ma ovviamente mi auguro di no, però sarebbe quella secondo me l'unica ipotesi per vedere Ragnik al Milan, sarebbe solo in quello il caso. Naturalmente tutti ci auguriamo che questo non accada, perché vorrebbe dire essere di nuovo tutto a capo, no? Ecco, allora introduco Domenico Barsotti, quale dice: hanno detto no a Ragnik quando hanno preteso il cuoco tedesco. Io immagino che dalle vostre parti si mangi molto male, quindi beh, ditemi una zona d'Italia dove si mangia male, ditemene una e io non esiste. Volevo ricominciare un attimo il giro sempre sulla questione Ragnik. Mi dite brevemente se secondo voi è andato tutto come si racconta, cioè Pioli ha fatto bene, il gruppo è compatto, Ibra ha deciso che rimane e quindi si va avanti lì e mandiamo via Ragnik, oppure è successo qualcos'altro, oppure addirittura Ragnik non era effettivamente così vicino come tutti noi pensavamo al Milan. Fabio? Allora, io penso in realtà che Ragnik sia stato davvero molto vicino. Quello che credo che sia successo è il fatto che Gazidis abbia fatto un passo indietro rispetto a ciò che volevano i tifosi, cioè i tifosi avrebbero voluto la continuità con Pioli e lui ha voluto semplicemente accontentare i tifosi per non farci poi una brutta figura nel caso in cui avesse cannato la scelta Ragnik. Non si è voluto in sostanza assumere la piena responsabilità delle proprie scelte. Io penso questo. Sì. Erano molto vicini. Secondo me, Alessio? Eravamo a un passo. Secondo me gli era stata offerta la guida tecnica e appunto la dirigenza, invece hanno fatto il dietrofront sulla guida tecnica e secondo me lui ha detto di no. Secondo me è stato semplicemente questo. Ivan? Sì, io credo che Gazidis lo avesse già scelto da tempo Ragnik, e ovviamente prima abbiamo parlato di Boban e del suo sfogo, evidentemente lo aveva già bloccato Gazidis, però non aveva pronosticato un Milan di questo tipo e quindi poi è dovuto tornare sui suoi passi, secondo me pressato anche dalla proprietà. Io non credo che sia stata una scelta solo di Gazidis, penso che si sia comunque confrontato con la proprietà e abbia capito che comunque, sai, anche per un discorso economico, forse tenere Pioli poteva avere anche dei vantaggi da questo punto di vista. Comunque Ragnik avrebbe preteso tanto, non solo sul calciomercato ma anche a livello di infrastrutture, cioè avrebbe portato tante novità. Sì, sarebbe stato effettivamente un investimento piuttosto importante da un punto di vista economico, però quello che mi domando io è quando tu parli con un manager e pianifichi, diciamo, un certo tipo di percorso, non è che lui arriva all'ultimo momento e ti dice: oh, guarda, mi servirebbero 5.000 miliardi perché voglio rifare Milanello, tutto qua. Cioè, la cosa che mi ha sorpreso un po' è stata come dire, questo improvviso, almeno per noi, improvviso dietro front, no? Assolutamente, e penso che questo, ripeto, sia dovuto comunque anche ad un confronto con la proprietà. Io non penso che sia stato Gazidis da solo a tornare sui suoi passi, perché penso che Gazidis nella sua testa abbia già deciso da dicembre, quando ha scavalcato Maldini e Boban, è andato a confrontarsi direttamente con Ragnik. Credo che lì avesse comunque perso la sua fiducia nei dirigenti rossoneri. E poi sì, ovviamente anche la questione tifo ha fatto la differenza, i risultati hanno fatto la differenza. Poi sai, Gazidis si è comunque riavvicinato alla squadra, soprattutto nell'ultimo periodo, perché per un periodo era stato anche molto assente da Milanello, ed infatti questa è una cosa che gli è stata rinfacciata dai giocatori stessi, da Pioli, dai dirigenti. Ed ecco, lì probabilmente
dovevamo forse capire che qualcosa stava cambiando. Quando si è riavvicinato, secondo me, ha avuto anche la possibilità di guardare e di osservare da vicino il lavoro di Pioli, e quindi insomma pian piano, lentamente, ha iniziato a cambiare idea pure lui, però ripeto, secondo me c'è stato comunque un confronto con la società, con la Fabio proprietà. Fabio, c'è un altro, entriamo in un altro argomento ancora più scabroso, proprio qui entriamo nei meandri del prurito. Claudio Pontiroli scrive: con la conferma di Pioli non c'entra un'eventuale vendita della società? Fuori le sciabole e cominciamo. Ma allora, in questo senso io non credo, credo che sia una scelta semplicemente di continuità. Per quanto riguarda poi il discorso del cambio di proprietà, senza nasconderci troppo, c'è in ballo qualcosa, non spetta a noi dire che cosa, anche perché non sappiamo i tempi, quindi di conseguenza non possiamo dare dei giudizi affrettati. Ti dico soltanto la mia: io penso che una volta che sarà definita la questione stadio, allora si metterà nero su bianco tutto quello che c'è dietro in questo momento per il cambio di proprietà. Alessio? Ma per il cambio di proprietà se ne parlerà fra qualche anno. Sicuramente lo stadio inciderà molto, ma sì, se ne parlerà fra 2 o 3 anni, secondo me, ma neanche 3 o 4 anni. Non penso ci sia veramente una cosa già così ben definita da poter fare un altro cambio di proprietà. E quindi, poi secondo me questa cosa di Rangnick ha evidenziato l'enorme caos societario che abbiamo noi, però da un lato invece abbiamo dimostrato di voler dare fiducia a un cavolo di progetto finalmente, e speriamo che il prossimo anno vada. Quindi tu la chiave di lettura del tipo: hanno deciso di non prendere Rangnick, di confermare Pioli perché siamo pronti a cedere le chiavi del Milan, non la vedi vera? Assolutamente no, dai, no, secondo me no. Intanto Ivan Andrea Grassi scrive: mi dispiace per tanta ma che ve la gufare, ma l'Inter sta dominando. Però più va avanti, vabbè, più si accorcia la preparazione, meglio è. Sì, no, questo esatto. È vero. Comunque ci sono ancora 40 minuti da giocare, noi ci crediamo. Forza Getafe. Noi del Getafe ci crediamo. Noi del Getafe. Ivan, cosa ne pensi tu della cessione del Milan? Ma guarda, io penso che siamo ancora piuttosto lontani. Onestamente, tutta la storia Arnaud, soprattutto, perché poi si parla soprattutto di Arnaud, faccio fatica a credere che sia soprattutto attuale. Poi, tra 2 o 3 anni, onestamente, non so chi sarà il nuovo proprietario del Milan, ma penso che siamo comunque abbastanza lontani. Credo che serviranno almeno 2 o 3 anni, almeno. Lo penso anch'io. Lutaio Rossonero no, dice: massimo 2 anni e si vende, sciolto il nodo stadio arriva il bonifico di Berni credo sia legandoci al discorso di Rangnick, come giudicate l'operato di Maldini? Comincerei da Fabio. Allora, dal mio punto di vista Maldini ha operato molto bene in scelte di mercato, perché comunque ha scoperto dei talenti quali Theo Hernandez, Bennacer e insomma anche Rebic stesso, nonostante sia stato consigliato da Boban. Maldini secondo me pecca un po' di umiltà, nel senso che vuol fare tutto lui senza avere la giusta esperienza, però in ambito di diciamo compromessi con le altre società, se così si può dire, Maldini è l'uomo giusto, perché ha ottime conoscenze all'interno dei club e ci sa fare, e poi soprattutto è un simbolo per il Milan, e questo fa sì che le trattative possano concludersi nel miglior modo possibile. Quindi io credo che comunque, nonostante tutto, l'operato di Maldini sia stato soddisfacente. Ivan? Io credo che abbia fatto molto bene, molto bene. E il calciomercato ci ha portato dei giocatori interessanti già in estate, ma volendo analizzare ad esempio il calciomercato invernale, noi in inverno abbiamo venduto Piontek per quasi 30 milioni di euro. Ci siamo liberati di Suso, che è stata forse la cosa più bella di tutta la stagione. È stata veramente degli ultimi anni, direi. esatto. E in più abbiamo portato a casa, praticamente spendendo quasi nulla, Kier, 3,5 di riscatto. Penso che sia stato un affarone da questo punto di vista. Abbiamo preso Ibrahimovic, comunque arrivato a parametro zero, e paradossalmente incassando tanto e spendendo poco siamo riusciti a migliorare nettamente la squadra. Sì, ha sbagliato Giampaolo, però ritorniamo sul discorso fatto precedentemente, cioè è stato un errore che difficilmente qualcuno poteva prevedere all'inizio.
Poi per il resto ha fatto, secondo me, delle ottime cose. Vorrei aprire anche una piccola parentesi, perché è vero che noi parliamo sempre di Maldini, perché giustamente diciamo, per noi rappresenta tanto, però io credo che insieme a Maldini non bisogna sottovalutare la figura di Massara, che secondo sono me d'accordo. Ha fatto sono delle ottime d'accordo. Cose e penso che abbia lavorato tanto con Maldini nella scelta dei giocatori. Poi c'è anche Moncada, che giustamente magari, ecco, in termini di scouting può dare sicuramente una mano. Cioè, noi, ripeto, siamo abituati a giudicare Maldini, ma dietro comunque c'è una squadra che lavora per lui e che ha portato dei buoni risultati. Infatti io qualche giorno fa ho fatto un video dicendo, come scrive l'amico Pierre Sell, avete dei nickname fantastici, anch'io ho detto che se Maldini fosse, non dico il nuovo Rangnick, ma se si rivelasse lui e il suo team abili a scoprire talenti, non abbiamo bisogno del signore tedesco. Alessio, dimmi di Maldini, che opinione ti sei fatto in questo tempo? Guarda, io mi sbilancio e do un 7 al lavoro di Maldini, se dobbiamo parlare in termini di voti, perché anche un acquisto come Bennacer, secondo me, è un colpaccio. Nessuno ci avrebbe scommesso, secondo me, su Bennacer. Invece, secondo me, si avvicina già ad essere un top player. Esagero, però secondo me Bennacer è stato il vero grandissimo acquisto del Milan. E secondo te ha margini di miglioramento Bennacer? Sì, assolutamente sì. Per me diventerà un top player, ma a breve. Gli manca allora giusto qualcosina. Saluto e ringrazio tutti gli amici in chat, ricordo a tutti gli ascoltatori di andare a iscriversi ai canali degli amici, dei colleghi, se posso permettermi, perché ne vale la pena, io vi seguo ogni giorno e dovete farlo anche voi. Fabio, parliamo un attimo di mercato, perché questi, gli amici della chat, si stanno scannando e vogliono sapere il mercato, chi andiamo a prendere, chi non prendiamo, a parte il fatto che secondo me nessuno sa niente, cioè casa Milan è proprio il posto, è un bunker, ma certo. A tuo avviso, che sensazioni hai per il mercato? Buone, non buone? Io ho delle sensazioni molto buone. Secondo me andremo a prendere dei profili interessanti, sicuramente un terzino destro, poi andremo a prendere una riserva o di Bennacer o di Kessié, o addirittura di tutti e due. Si sta parlando in questo momento di questo Florentino Luiz, che secondo me come riserva può andare bene. Se prima si parlava di un Florentino Luiz titolare, ti avrei detto di no. Però come riserva o di Bennacer o di Kessié, secondo me può essere funzionale. Poi dovremmo andare ad agire, scusatemi, a prendere un'ala destra, perché Castillejo, per puntare alla Champions, dal mio punto di vista non va bene. Può essere un'ottima riserva anche lui, però bisogna prendere un titolare da piazzare lì. Il mio nome preferito sarebbe quello di Federico Chiesa, ecco. Una mia opinione. Poi, ci vorrebbe qualcuno che porti un po' di gol anche da quella parte. Io su Chiesa ho solo un dubbio, onestamente, cioè la valutazione, perché si parla di 70 milioni di euro, cioè, cioè comunque sono tanti. Ci ha già provato l'estate scorsa con Misso a chiedere quei soldi e Chiesa è rimasto lì. Sì, secondo me bisogna inserire qualche contropartita e magari cedere qualcuno e poi magari cercare di accaparrarselo con qualche contropartita tecnica. Beh, visto il mercato in uscita che abbiamo fatto, come diceva Ivan, mi pare, che insomma abbiamo venduto bene dei giocatori che pensavamo fossero invendibili, sinceramente, mi aspetto anche che si facciano delle buone operazioni, tipo Paquetà, che credo ormai sia più fuori che dentro. Ivan, questione mercato, dimmi che sensazioni hai tu. Io ho sensazioni positive, perché penso che non serva poi chissà quanto. Abbiamo costruito la base, la portiamo avanti, basta prendere dei giocatori giusti e dei giocatori che ci possono far alzare il livello ancora di più. Che detto così sembra semplice, in realtà non lo è. Però sicuramente abbiamo bisogno di meno cose rispetto all'anno scorso, dal mio punto di vista. Terzino destro, sì... Prego, scusa, volevo dire, prego. No, dicevo, un terzino destro sicuramente, come ha detto anche Pioli, abbiamo bisogno di 4 titolari a centrocampo, e sono assolutamente d'accordo con questo, perché quest'anno quando mancava Bennacer giocava Biglia, cioè voglio dire, dobbiamo assolutamente rivedere la situazione, dobbiamo prendere qualcuno sulla tre quarti. Ti dico la verità, io, come hai potuto capire anche prima, adoro Ibrahimovic, no? Penso che si è capito, però non so se da solo una stagione intera la possa reggere, lì ho qualche dubbio. Questa è una bella domanda. Alessio, secondo te compreremo un sostituto di Ibra, un mini Ibra? Assolutamente sì, serve un vice Ibra, perché tutta una stagione, pensando anche all'Europa League, non si può fare, serve sicuramente...
non dico pari livello impossibile, però un buon sostituto serve assolutamente. Poi per il resto, come hanno già detto Fabio e Ivan, secondo me titolari ce ne servono solo due. Cioè nel senso, un terzino destro e un'ala destra, sì, da titolari. E poi bisogna intervenire per dare una mano a Bennacer, che sì, assolutamente, e Ibra. Secondo me i punti fondamentali sono poi questi. Non sì, bisogna stravolgere niente. Nel primo blocco si ipotizzava il fatto che Leao possa venire utilizzato, possa essere utilizzato, oh, mamma mia i verbi, possa essere utilizzato come prima punta, quindi diciamo tecnicamente e numericamente considerato lui prima punta. Che cosa ne pensate? Allora, no, è un vice Leao... No, vai, anche vai. Tutti insieme. Ivan. Vai, allora, Leao si è espresso anche pubblicamente di recente, tra l'altro, ha detto io preferisco giocare come esterno offensivo. Sai, io penso che Leao fondamentalmente, da un punto di vista tattico, vada ancora plasmato al 100%, perché comunque è giovanissimo. Secondo me può giocare come prima punta. Però lui si vede di più come esterno. Allora potremmo anche vedere Rebic a quel punto a sostituire Ibrahimovic. D'altronde, quando hanno chiesto a Maldini sull'arrivo di un attaccante, lui ha detto: quando non c'è Ibra, abbiamo comunque Rebic e Leao. Quindi che è chiaro che sono loro due chiamati poi eventualmente a sostituirlo. Ti ripeto, una stagione intera, considerando anche l'Europa League, giustamente come diceva anche Ale, è difficile. Comunque Ibrahimovic, ragazzi, avrà un anno in più, non un anno in meno, quindi questo è da tenere in considerazione. E si continuerà a giocare ogni 3 giorni quasi, se passiamo i preliminari. Esatto, E quindi esatto. sarà un bel problema. Intanto vi do un'indiscrezione che potete dire nei vostri video. Matteo Cocciolo ci scrive che il Milan comprerà sicuramente Chiesa, Milenkovic, Florentino e Dumfries. Quindi abbiamo già la lista dell'amico Matteo. Stappo la bottiglia, stappo. Mi fa piacere che ci siano degli amici che hanno Benissimo. Queste sicurezze, perché io Okay. Andiamo in Champions, insomma. Andiamo in Champions dritti. E Fabio, tu che cosa pensi della fascia destra? Ma io penso che sicuramente vada ritoccata, sicuramente sì, perché in questo momento abbiamo dei buoni giocatori che però non sono dei giocatori da fare i titolari per un eventuale Champions League, per cui bisogna andare assolutamente ad operare in quel senso. Ieri ad esempio si parlava anche di Rodrigo De Paul, che onestamente può ricoprire diversi ruoli, può giocare sia a destra, può giocare sia da trequartista, così come anche da mezzala. Onestamente, sapete, ve l'ho detto anche prima, la mia preferenza va su Federico Chiesa e purtroppo questo amore verso questo giocatore, ma è una cosa mia, ovviamente. Se andasse anche a prendere un Rodrigo De Paul sarei più che contento. Seppur sì. Discontinuo, anche lui ha questo problema. Sì, infatti. Ivan, ti piace coming De Paul? Out, Fabio. Hai fatto coming out, non potevo farla meno. Grande esclusiva di questa serata. Ivan, ti l'amore piace per Chiesa? Come? Ti piace De Paul, Rodrigo De Paul? Boh, guarda, De Paul secondo me sarebbe un buon acquisto, cioè non lo vedo come un giocatore fenomenale, però un giocatore che può giocare in più ruoli, può giocare eventualmente al posto di Çalhanoğlu, perché anche lì potrebbe nascere il problema di trovare un sostituto di Çalhanoğlu. Può giocare a sinistra, può giocare a destra, è un giocatore utile, però ti dico la verità, io spero ancora, anche se credo che ormai le possibilità si siano ridotte al minimo, un arrivo di Szoboszlai, perché secondo me Szoboszlai è un giocatore veramente interessante, ancor più di De Paul, cioè se dovessi scegliere io prendere lui anch'io, decisamente, però io dico sempre questo: se l'abbiamo preso è già nostro, l'abbiamo preso da mo, se esatto. No, niente. E quindi... Però sai, e non... io leggevo l'altro giorno le dichiarazioni del DS del Salisburgo, ha detto che sperano di averlo anche la prossima stagione, questo mi fa pensare che ancora nulla sia chiuso, purtroppo. Se potessimo fare affidamento ai like che si mettono sui social da parte dei giocatori, avremmo il mercato chiarissimo, cioè sapremmo già tutto di tutti e sapremmo sì. già dove vanno tutti i giocatori. Guarda, Szoboszlai sarebbe sicuro, sicuro, sicuro. 100%.
Ci sarebbe già anche il filmato di Massaro che va a dargli la maglia, no? Come oggi avete visto Van Basten che ha ricevuto la maglia da Massaro. Molto bene, allora abbiamo gli ultimi 10 minuti. Voglio dare un'occhiata insieme a voi al Milan del futuro, diciamo oltre al discorso del mercato. Secondo voi è possibile colmare il gap con le squadre che ci sono avanti, che poi sostanzialmente sono in questo momento l'Atalanta, la Lazio, tralasciando secondo me Inter e Juve che sono già a un gradino leggermente superiore, e l'Inter poi sta dominando col Getafe, quindi le mie parole sono vere. Alessio, dimmi un po', la prossima stagione ce la faremo, considerato anche che non è detto che Lazio e Atalanta facciano la stagione di quest'anno, eh? Sicuramente possiamo provare ad assaltare il terzo posto, secondo me. L'Inter, devo essere sincero, non la vedo poi così irraggiungibile. Sicuramente è un passo avanti al nostro, forse anche più di uno. La Juve non la nomino neanche, perché per arrivare lì ci vuole un lavoro di anni, purtroppo. La Juve vince il campionato, sì. Quindi sono già primi. Sì, sì. Esatto, esatto. Però un terzo posto, secondo me, con gli arrivi giusti, un lavoro giusto, si può provare. Quindi sei fiducioso, diciamo, cioè vedi già una base sulla quale impiantare dei giusti innesti, sì, per andare a colmare il famoso gap. Fabio, tu cosa, esatto, ne pensi? Sì, io penso che nonostante non sia facile assolutamente, con degli innesti giusti possiamo arrivare al quarto posto, io non oserei dire terzo, anche se c'è davvero poco tra il terzo e il quarto posto, però dobbiamo considerare che c'è anche il Napoli, c'è l'Atalanta, c'è la Roma. Con la Roma mi direte, non è che ci sia tutta questa differenza, soprattutto perché la Roma ha anche delle questioni societarie in questo momento molto, molto, molto delicate. E poi c'è anche la Lazio che ha investito un progetto a quanto pare molto serio, bisogna vedere se poi avrà la continuità anche il prossimo anno, però insomma facile non sarà, ma con i giusti innesti al quarto posto dal mio punto di vista possiamo tranquillamente arrivarci. Sì, considerato che l'anno scorso siamo arrivati a un punto, quest'anno, vabbè, quest'anno è stata un po' una disgrazia, però abbiamo visto che comunque la squadra c'è. La squadra c'è, cosa ne pensi? Sì. Sì, no, sono d'accordo assolutamente, la squadra c'è, la base è importante, dipenderà molto anche dal calciomercato e da come si rafforzeranno le altre. Io penso che la Juventus sia su un altro livello e questo, ok, ci siamo. L'Inter sta arrivando comunque ad un livello sempre più alto, hanno preso Hakimi, prenderanno sicuramente altri giocatori interessanti e ragazzi, costruiranno una squadra forte, hanno anche possibilità di investire maggiore rispetto al Milan. E per loro questa può essere una chiave importante, costruendo una squadra ancora più forte. Poi, ti dico la verità, una squadra che secondo me quest'anno ha fatto molto meno rispetto a quello che poi il reale valore della rosa è il Napoli. Quindi io, ecco appunto, cioè, giustamente sì, sono pienamente d'accordo, perché il Napoli si è autoeliminata da ogni tipo di lotta, però l'anno prossimo non avrà gli stessi problemi. Se dovessero confermare Koulibaly, comunque confermeranno altri giocatori importanti. La rosa del Napoli in questo momento, purtroppo lo dico, mi sembra superiore a quella del Milan e quindi partono già davanti da questo punto di vista. Poi è chiaro che in una stagione può succedere di tutto. Certo. La Lazio è una squadra che dovrà innanzitutto misurarsi con la Champions e questo creerà qualche problema. Bisognerà capire anche Lotito che tipo di squadra farà, quali giocatori andranno via, non andranno via. Ti dico che secondo me la Lazio, io onestamente faccio fatica a credere che replicheranno lo stesso campionato. Secondo me ci giocheremo il quarto posto, soprattutto con Atalanta e Roma l'anno prossimo. Perché vedo, scusami, finisco, sì, vedo Juventus, Inter e Napoli tra le prime tre. Juventus, Inter e Napoli. Giuseppe Milano, giro questa domanda ad Alessio, dice Lazio, Atalanta e Napoli sono ancora superiori a noi, purtroppo. Sull'Atalanta siete davvero sicuri che riuscirà a ripetere? Perché io ho sempre fatto un po' il parallelo, diciamo, con l'Udinese, cioè non tanto da un punto di vista di come hanno costruito la squadra, perché l'Udinese era un'altra cosa, però diciamo quei progetti che nascono, vanno bene, ottengono un grande risultato e poi inevitabilmente per qualche motivo si rompono, fra virgolette. Tu Alessio credi che l'Atalanta possa continuare a fare altre stagioni così e quindi essere concorrente? Guarda, secondo me c'era già il dubbio quest'anno sull'Atalanta e abbiamo visto tutti cosa ha fatto, quindi secondo me continuerà ancora con questi livelli qua. Sicuramente lavorano bene, è vero che certi giocatori messi in altri ambienti non vanno così bene, sì, però secondo me può continuare con questo progetto e con il livello alto che ha raggiunto. Fabio, secondo te l'Atalanta continuerà sui suoi standard? Sì.
Secondo me assolutamente sì, nonostante ci sia la questione Ilicic, che in questo momento è un dubbio, non si sa cosa stia succedendo a quel povero giocatore, però di fatto se Ilicic non dovesse continuare con l'Atalanta, io penso che avranno altri nomi da mettere sul piatto e quindi di fatto continueranno con questo progetto. Io penso che ancora il prossimo anno, se non altro, vedremo un'Atalanta scoppiettante. Ivan, tu cosa pensi dell'Atalanta e soprattutto è secondo te un po' una mancanza quest'anno del Napoli o della Roma o nostra, che eravamo abituati noi a stare in quelle zone, no? O sono veramente tanto forti? Guarda, io penso che l'Atalanta sia veramente una bellissima squadra, la squadra che sicuramente gioca meglio in Italia in questo momento. È un progetto che va avanti da diverso tempo, come giustamente sottolineava anche Ale. Il dubbio c'era già quest'anno. L'anno prossimo non avranno nemmeno la necessità fondamentalmente di vendere, perché hanno già venduto praticamente Kulusevski senza mai farlo giocare, hanno già incassato una grandissima plusvalenza, hanno dato Barro a gennaio, che comunque porterà un'entrata importante, e quindi sai, io credo che confermeranno comunque la maggior parte della rosa e questo potrà fare la differenza anche il prossimo anno, e vedo comunque l'Atalanta ancora in lotta per obiettivi importanti. Poi questo non vuol dire che arriveranno per forza tra le prime quattro, però comunque sì, almeno in lotta per l'Europa League io ce la vedo l'anno prossimo, onestamente. Quindi almeno l'Europa League sì, occuperanno una delle zone, diciamo, dal sì, secondo al sì, sesto. Sì, esatto, come ti dicevo anche prima, secondo me ci darà fastidio per il quarto posto. Siamo quasi giunti alla fine, vi faccio un'ultima domanda. Quest'anno è stato un anno particolare, naturalmente, perché abbiamo vissuto di fatto due stagioni, in mezzo c'è stato tutto il pandemonio della pandemia, che abbiamo vissuto purtroppo tutti. Vi chiedo questo, la prossima stagione sarà, secondo voi, una stagione che avrà, diciamo, delle caratteristiche simili a questa seconda parte? Cioè, si giocherà molto, molto, molto di frequente, e quindi la preparazione verrà fatta in un certo modo, e insomma ci saranno dei ritmi di un certo tipo. Secondo voi avrà delle somiglianze, e quindi noi potremo continuare con questo trend positivo? Vorrei cominciare da Alessio. Allora, sicuramente la paura di tutti i tifosi è questa qua, no? Riusciremo a continuare? Infatti molti, sarebbe stato bello continuare, fare ancora altre 10 partite e andare avanti sicuramente, però non passerà neanche un mese, si tornerà già in campo, quindi secondo me sì, si può continuare il lavoro che stavamo facendo. Quindi secondo te il trend continuerà? Sì, sarà positivo. Sì. Considerato anche che di fatto stanno fermi 20 giorni e poi già si riparte, perché a fine agosto. Appunto, sì. Fabio? Secondo me sì, anche perché dobbiamo considerare, questo non è uscito fuori prima, che Pioli è stato molto intelligente anche durante il lockdown, perché ha messo in piedi una preparazione atletica leggera rispetto a tutte le altre squadre che hanno attuato dei carichi pesanti. Pioli invece ha voluto fare questo tipo di preparazione, per cui se si ripeterà anche in questo, secondo me andremo avanti belli tranquilli. Quindi vi vedo tutto sommato ottimisti. Ivan, un po' di pessimismo, dimmi che andrà tutto male. No, cosa ne pensi? Allora, io ti dico la verità, pensare di ripetere esattamente gli stessi risultati sarà difficilissimo, cioè è veramente molto molto difficile. Però ecco, già trovare una certa continuità durante tutta la stagione, secondo me sì, quello possiamo farlo. Noi purtroppo negli ultimi anni abbiamo avuto dei periodi in cui abbiamo ottenuto dei risultati straordinari e dei periodi in cui invece siamo andati veramente molto molto male. Ecco, io mi aspetto l'anno prossimo una continuità da parte della squadra, è quello che dobbiamo cercare, secondo me lo possiamo raggiungere. Poi ripeto, pensare di giocare sempre come abbiamo fatto post lockdown, secondo me è un pochino troppo. Però mi aspetto comunque ottime cose. Avete un minuto per un'ultima domanda? Sì. Sì, certo. Grazie. Da un punto di vista mentale, la crescita della squadra che c'è stata, perché noi, al di là del fatto che potrebbero esserci, come dire, alcune cose come il pubblico che non c'è, come tante cose, però c'è a livello di squadra una crescita individuale, ma anche a livello di squadra, a livello di testa. Cioè, avete notato questa cosa e può essere questa l'arma per andare a prenderci questo maledetto, anzi stramaledetto quarto posto che tanto ci serve? Facciamo il giro contrario, parto da Ivan qui sotto. Sì, assolutamente, secondo me c'è stata una crescita netta sotto questo aspetto. Ho sottolineato anche prima, ad esempio nella gara contro la Juventus, la reazione, la forza comunque di reagire anche a delle partite che sembravano ormai andate, anche la gestione di alcune sfide, ad esempio
la partita contro la Roma, cioè abbiamo affrontato comunque dei big match giocando bene e reggendo benissimo, anche con la Lazio stessa abbiamo vinto 3-0, ma al di là del risultato, al di là anche di quella che può essere la condizione fisica, guardando l'aspetto mentale di come la squadra ha affrontato effettivamente le partite, io penso proprio che ci sia stata una crescita. E abbiamo detto prima, è arrivato Ibrahimovic e sicuramente qualcosa ha cambiato sotto questo punto di vista. Io penso che abbia dato veramente tanto, soprattutto sotto questo aspetto. Infatti lo scrive anche l'amico Fabio Spilotros, prima dell'arrivo di Ibrahimovic eravamo discontinui, e effettivamente c'è stato proprio una volumetrica crescita di tutti quanti, anche sotto questo aspetto. Allora, Ivan, io ti ringrazio, adesso vi saluto una volta con la domanda, quindi certo. Voglio ringraziarti per aver partecipato a questa live, molto gentile, spero che in futuro potremo di nuovo vederci e collaborare insieme. Ricordo a tutti che dovete andare a iscrivervi sul canale di Ivan, di Tantalman, mi raccomando, fatelo, è un ordine. E grazie mille, è stato veramente un piacere. Grazie a te Rinaldo, è stato un piacere soprattutto per me, sono veramente felice. E sì, sicuramente ci rivediamo in qualche altra volta, ci sarà sicuramente occasione. Un saluto a Fabio, ad Ale e ovviamente a tutti gli amici che hanno seguito la diretta. Ciao ragazzi! Ciao Ivan! Ciao Ivan, grazie. Allora Fabio, tocca a te. Crescita mentale. C'è stata sì, assolutamente sì, penso che la crescita mentale sia arrivata nel momento in cui è arrivato Ibra, perché da lì abbiamo visto veramente come sono cambiati i ragazzi, soprattutto a livello di spirito e di voglia di vincere le partite, cosa che prima non c'era. Prima c'era la paura, al 60esimo noi avevamo paura, non appena prendevamo un gol sparivamo dal campo. Invece adesso abbiamo visto anche nella partita con la Juventus che abbiamo avuto anche la forza di reagire. Questo sicuramente rappresenta una crescita dal punto di vista mentale, netta proprio. Sì, anche la trasferta di Napoli, che non è stata una partita eccezionale tra tutte quelle che abbiamo giocato, però anche lì, insomma, ci siamo. Sì, stavamo di perdere, poi alla fine l'abbiamo pareggiato. Sì, a livello di squadra. Ecco, questo è un segnale positivo, secondo me, molto positivo rispetto al recente passato. Bene, allora mi raccomando tutti a iscriversi al canale del Diavolo Veste Milan, non fatemi fare brutta figura. Fabio, io ti ringrazio tanto e spero, come ho detto a Ivan, spero di averti presto in un'altra live. Assolutamente, ti ringrazio per l'invito, vi saluto, ciao Rinaldo, ciao Ale, ci sentiamo ciao, presto. Fabio. Grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao. E sempre Forza Milan, ciao Fabio, grazie. Assolutamente, ciao, grazie a te. Ciao. Oh, Ale, siamo rimasti da soli. Eccoci qua. io sul rosso e tu sul nero. Vedi? Sul nero. Perfetto. Sintonia con la tua maglia. Insomma. Esatto, dimmi un po', questa crescita mentale, l'hai vista? È stata bella, potente? Assolutamente sì, penso sia stata la cosa fondamentale, no? Quello che ci mancava, un po' la determinazione. Come diceva Ibra, ammazzare porta davanti di porta e penso che ci mancava proprio questo e Ibra è stato fondamentale. Io per questo spero in un rinnovo, perché sarà fondamentale anche il prossimo anno, secondo me, avere tutto un anno con Ibra, vederlo lavorare, secondo me anche questo è servito tanto ai giocatori come esempio Diego, proprio, no? Esatto, penso sia fondamentale. Anche e anche tutte le parole che i giocatori hanno detto su Ibra, anche le ultime di Bennacer, se non facciamo una cosa ci ammazza, tutte queste cose qua. Esatto, però lo vedono proprio come guida, capito? Quindi non è una figura di riferimento. Ma esatto. Allora avevano ragione Boban e Maldini quando parlavano di calciatori di esperienza, cioè io penso anche a Kier quando facciamo questo discorso, cioè avevano bisogno, la squadra aveva bisogno di guide spirituali. Assolutamente sì, è una squadra giovanissima. Poi Pioli, vedo che in molte interviste evidenzia Kier, cioè nel senso non bisogna dire solo grazie a Ibra, ma anche Kier è stato fondamentale anche per Romagnoli. Secondo me ha giocato meglio con Kier che con Bonucci. Sì, Romagnoli, sì, ma anche proprio... Gabbi ha giocato meglio con Kier che con Romagnoli. Con Kier giocano meglio tutti a fianco, mi pare. Esatto, da sicurezza come Ibra dà sicurezza lì davanti. Intanto rigore sbagliato dal Getafe, quindi abbiamo portato sfiga al Getafe, secondo me. Abbiamo portato una sfiga tremenda e allora è ora di chiudere questo blocco perché, esatto. Perché se restiamo ancora dei giorni vanno a vincere l'Europa League, quindi esatto. Invece è meglio chiudere subito. A noi serve che vinca la Roma l'Europa League o il Napoli la Champions, sai, così andiamo ai gironi. Speriamo.
soprattutto la seconda sarà molto facile, ma insomma. Allora Alessio, io ti ringrazio tantissimo, è stato come sempre un piacere, sei una persona meravigliosa e spero di averti presto in un'altra live e grazie. Per me è stato un piacere, sono davvero contento, ripeto, di essere stato invitato da te, che sei una grandissima persona, ci tengo ad evidenziarlo, e grazie. Grazie a te Ale, mi raccomando andate tutti a iscrivervi al canale di Ale Passione Milan, perché è bravo, è divertente, è competente e fa un bellissimo lavoro, ma non ve lo dico io, ve lo dirà lui. Quindi andate a iscrivervi sul canale di Ale Passione Milan, è un ordine, mi raccomando. Grazie, Alessio, grazie. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.